Ciao a tutte, eccoci in un nuovo video. Oddio, cioè, il sottofondo del cellulare ci mancava. Parto subito col dirvi che questo video sarà un Ask Elena. Molte ragazze mi hanno lasciato delle domande sia su Instagram che sul mio profilo Ask e quindi ho deciso di rispondere così un pochino random. Le su Ask sono private perché comunque vedete che comunque il nome è possibile nasconderlo, quindi alcune sono private. Smalto preferito. Allora, qual è il mio smalto preferito? Diciamo che non ne ho uno in particolare, beh, ci sono diverse marche, diverse tipologie. Una marca che mi piace tantissimo, Gel Like di Deborah, perché resistono tanto sull'unghia e appunto sono molto lucidi, come piace a me, senza dover applicare il top coat alla fine sull'unghia. Già mettere solo quello smalto viene già fuori un risultato bellissimo, quindi diciamo che quelli sono i miei preferiti del momento. Farai la postazione smalti? Non lo so, sicuramente un domani magari arriverà questo video. Qual è il tuo più bel ricordo dell'adolescenza? Allora, queste domande che vi sto leggendo sono tutte anonime. Prima di fare questo video non ho pensato a che cosa rispondere, insomma, a queste domande. In realtà, ricordi dell'adolescenza non ce ne sono tanti bellissimi. L'unico molto bello, appunto, che mi ricordo con un gran sorriso è stata la nascita di mia sorella Michelle, perché quando è nata lei io avevo 15 anni, quindi ero già grandicella, quindi diciamo che gli ho fatto un po' da mamma, tra virgolette, diciamo che me la sono un po' cresciuta io, quindi sicuramente, indubbiamente, appunto, è stato quello il ricordo più bello. Poi, il tuo primo bacio è stato a 13 anni, insomma, eravamo piccolini, i soliti bacetti tra ragazzini, ecco, quindi non è stato niente di particolare e niente di che. Hai intenzione di sposarti? Questa domanda me l'ha fatta, non c'è neanche quel nome, ok? Sicuramente sì, in un futuro sicuramente sì. Stiamo aspettando appunto il momento giusto, dobbiamo prima trovare casa, eccetera, poi sicuramente arriverà anche il matrimonio, non so dirvi quando, però sicuramente ci sarà. Mi hanno chiesto se farò mai un video con il mio ragazzo, che mi sta chiamando in questo momento, tra l'altro. Ok, appunto, come vi stavo dicendo, il video con il mio ragazzo sostanzialmente non ci sarà, credo mai, perché si vergogna, numero uno, e numero due, non gli piace la telecamera, non gli piace l'obiettivo, quindi non credo che lo vedrete mai in un video. Poi magari, non lo so, un domani quando vivremo insieme si decide anche lui a entrare in un video e ve lo presenterò ufficialmente. Che scuola superiore hai frequentato? Anche qui non c'è il nome. Ho frequentato la ragioneria. Che lavoro fai e che orari fai al lavoro? Sono due domande separate, però le ho messe in un'unica domanda. Sono impiegata in un ufficio, quindi insomma in un ufficio di consulenza, quindi un semplice lavoro d'ufficio, e come orari faccio dalle 9 di mattina fino all'1, poi stacco per andare a mangiare, siccome l'ufficio è vicino a casa, quindi vengo a mangiare direttamente a casa e poi torno dalle 2 e mezza alle 6 e mezza o dalle 3 alle 7. Allora, poi Leti mi chiede: ciao Elena, innanzitutto volevo dirti che ti seguo molto volentieri, sei una ragazza veramente piacevole, grazie. Volevo sapere se segui qualche ragazza americana o inglese su YouTube, se sì, quale? Un bacione grande, sei bellissima. Un bacio grande a te e grazie. Allora, come ragazza americana seguo, scorro l'elenco delle iscrizioni che è più facile perché ne seguo tante. Bethany Mota, lei sicuramente al primo posto perché mi piace tantissimo come realizza il montaggio dei video, troppo troppo brava. Poi una che seguo praticamente sempre è Carly Bible. Non so come si chiami, però oltre al fatto che questa ragazza è bellissima, è proprio ha dei lineamenti perfetti, tra l'altro anche senza trucco è bellissima, appunto si trucca in una maniera pazzesca, infatti ogni volta che devo realizzare qualche trucco prendo sempre ispirazione dai suoi. Dopo un'altra ragazza che seguo, che mi piace tantissimo come si trucca, Lauren Curtis. Lei è un'altra ragazza che seguo praticamente sempre. Beauty Makeup 99, che ho fatto anche una collaborazione con lei in passato, quindi ti mando un bacio. Ciao Elena, la mia domanda è: quale prodotto costoso di make-up desideri tanto? Come prodotto costoso di make-up ce ne sono tantissimi. Ragazzo, ogni qualvolta, ad esempio,
facciamo l'anniversario, ogni qualvolta c'è una festa di mezzo, che sia San Valentino oppure che sia il mio compleanno, cerca sempre di regalarmi qualcosa, ad esempio un rossetto Chanel, Armani, Dior, eccetera. La cosa che mi piacerebbe tanto avere sono tutti i rossetti MAC, quindi quella è la cosa che mi piacerebbe tantissimo avere, perché per adesso ne ho solo due. Però spero davvero che la mia collezione aumenti perché sono troppo belli. Simona Hop16 mi chiede: ciao Elena, le mie domande sono: cosa fai nella vita, studi, lavori? Questo ho già risposto. E qual è la tua marca preferita di make-up? Un bacione a te. Allora, diciamo che non c'è una marca preferita, ecco. In realtà mi piace, ad esempio, il fondotinta mi piace di una determinata marca. Se ti devo citare un mascara, io... diciamo, il mascara mio per eccellenza è il Telescopic di L'Oreal. Quello secondo me non lo cambierei mai perché mi fa delle ciglia pazzesche. Per quanto riguarda i rossetti, sono quelli di MAC, appunto. Per quanto riguarda la terra, ultimamente sto adorando Terre Blush di The Balm. Quindi, come vedi, non c'è una marca preferita. Marika22 mi chiede: ciao Elena, parto col dirti che sei la mia youtuber preferita e sei una persona bellissima, spontanea e simpaticissima. Grazie. Amo tutti i tuoi video e non me ne perdo nemmeno uno. Tra le tante domande ne ho selezionate due. A che età hai iniziato a truccarti e a quale età hai fatto il tuo primo tatuaggio e se sì, quale? Diciamo che ho iniziato più o meno verso i 13-14 anni, quindi frequentavo le medie. Ho iniziato a mettere un pochino di matita verde all'interno dell'occhio e un pochino di lucida labbra nude. Quindi era così il mio trucco la mattina per andare a scuola. Quindi sostanzialmente in seconda, terza media lo facevo. Quindi mettevo un pochino di matita verde e lucida labbra. Il mio primo tatuaggio è stato questo qui. Oddio, non... Ok, praticamente una luna che ho qui. Non so come farvela vedere in questo momento, ma vabbè, vi metterò una foto adesso così ve la faccio vedere. Praticamente questo tatuaggio l'ho fatto a 18 anni, sì, 17-18 anni, e diciamo che non rappresenta niente di particolare, semplicemente perché io ero in fissa con la luna, soprattutto con la luna a spicchio, cioè io quando vedevo la luna a spicchio veramente anche adesso, cioè tuttora, quando vedo la luna a spicchio mi incanto perché praticamente mi piace tantissimo, l'ho voluto appunto per questo, l'ho disegnato io, quindi dentro il tribale l'ho disegnato io. V Celentano, che mi pare che si chiami, non so come si chiami, comunque c'è scritto V Celentano 4. Ciao Elena, vorrei sapere se usi l'Enné. Baci. Allora, sì, ho utilizzato in passato l'Enné, però diciamo che l'ho utilizzato per un periodo perché mi secca terribilmente i capelli, quindi l'ho abbandonato praticamente dopo poco. Già i miei capelli non è che siano tutto questo splendore. Oggi ho l'extension, tra l'altro, volevo farvi notare. Okay, per questo sono così belli, lucenti. sì, quindi l'ho utilizzato per un periodo, però l'ho abbandonato dopo un mese perché, dopo un paio di mesi perché comunque mi seccava terribilmente i capelli. E la cosa per cui l'ho abbandonato anche è che non copre la ricrescita. Quindi sono ritornata alla tinta chimica, ecco. Anche se adesso non la sto neanche più facendo, infatti ho una bella ricrescita. Che si sta mimetizzando con il colore dell'altra tinta, fantastico. C Belfiore su Instagram, che tra l'altro questa ragazza mi aveva chiesto se la salutavo tempo fa, quindi ti mando un bacione grande. Mi ha fatto praticamente la stessa domanda, di una ragazza prima. Mi ha chiesto appunto se mi piacerebbe sposarti, e quindi ho già risposto. E quindi niente, queste qua erano tutte le domande. Tra l'altro le campane sia con noi che con il tuo spirito. Queste erano tutte le domande. Se vi va di vedere un altro Ask Elena con domande un pochino più, non lo so, qualsiasi tipo di domanda, se volete consigli, non lo so, io sono qui, mi piace tantissimo fare questo genere di video. Vi invito comunque a lasciarle qui sotto questo video, così al prossimo Ask Elena risponderò a tutte. E niente, adesso scappo perché devo uscire. Vi mando un bacio grande e noi ci vediamo nel prossimo video. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Pudina in realtà è solo banana, latte e cacao. Siamo venuti a fare un giretto con Kira.